bombardamenti e i pericoli di guerra rattristano la nostra condizione umana, ricordandoci come nel nostro quotidiano non solo si inserisce l'eterno, ma si inserisce anche il male, le problematiche piccole, grandi, grandiose, tragiche dell'umanità. Ci facciamo carico di tutto questo peso del peccato che occupa il mondo e invochiamo il Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore è bontà e misericordia. Si tratta di due cene
bonus che prendiamo in considerazione, nasce in un periodo sereno e fecondo. Durante il suo soggiorno romano, mentre abitava a Palazzo Maffei, ospite del cardinale Girolamo e dei suoi fratelli Ciriaco e Asdrubale. Veniva dal palazzo del cardinale del Monte, adesso vive in questo nobile palazzo dove i signori abitanti sono collezionisti d'arte, appassionati della realtà antica e cultori dell'arte contemporanea. E proprio in questi anni di feconda e serena produzione che vede la luce questo splendido quadro, commissionato da Ciriaco Mattei nel 1601, di cui è stata trovata la ricevuta del pagamento, datata 7 gennaio 1602. Quindi l'opera è stata realizzata nel 1601 e fu pagata 150 scudi. Una bella cifra. In quegli anni Michelangelo Merisi a Roma è considerato prestantissimus pictor, il più famoso pittore. E gli vengono commissionate le grandi pale d'altare. I signori se lo contendono come esecutore di quadri su loro richiesta. È un quadro semplice e luminoso, pieno di colore, anche se è avvolto nella penombra e non c'è scenografia, non c'è fondale, ma sono personaggi. La luce è potente. Come di consueto, Caravaggio fa entrare la luce dall'altro a sinistra. È dominante il colore bianco. Anche il rosso è forte e significativo nell'abito di Cristo e sfuma nel verde del personaggio di sinistra. Non è la bandiera italiana che rappresenta, ma semmai, secondo la simbologia medievale, il bianco rappresenta la fede, il rosso la carità e il verde la speranza. È un quadro luminoso che ferma un istante, ma è una scena agitata. I personaggi stanno muovendosi in modo repentino. È il momento del riconoscimento, quando si aprono gli occhi. È la raffigurazione di una scena evangelica raccontata solo dall'Evangelista Luca, il capitolo 24. L'ultimo del suo Vangelo. È il racconto di questo incontro particolare che due discepoli hanno con il Signore risorto. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Due discepoli lasciano Gerusalemme. È finito tutto tragicamente. Il loro maestro è stato crocifisso e sepolto. Sono rimasti profondamente delusi. Se ne vanno,
lasciano Gerusalemme alle loro spalle, così come abbandonano i sogni che avevano coltivato incontrando Gesù. E parlano di quel che è capitato, perché sta a loro a cuore, sono angosciati per quello che c'è e si raccontano i fatti e discutono sulle ultime notizie. Sono tristi, abbattuti, demoralizzati. Stanno ritornando nel loro privato. È un riflusso di abbandono della vita pubblica, dell'impegno, della speranza. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Gesù fa il cammino insieme a questi due uomini tristi. È uno che cammina come loro, cammina sulla loro strada, condivide la loro fatica di camminatori. Siamo ancora nel tema dei pellegrini, così caro a Caravaggio. Cammina con loro e parla con loro. Ma gli occhi di quei due uomini non sono in grado di riconoscerlo. Lo avevano visto bene, lo conoscevano, gli volevano bene. Adesso però non riconoscono che è lui. Siamo proprio di fronte a quell'elemento così caratteristico che abbiamo cercato di mettere in evidenza in questi incontri su Caravaggio: la presenza del quotidiano di Dio. È la presenza stessa del risorto che cammina sulle nostre strade, che si sporca i piedi nelle nostre situazioni banali, dolorose, quotidiane. E non è così semplice riconoscere. I loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Vedono un estraneo a cui raccontano i fatti relativi a Gesù di Nazareth. A lui raccontano quello che è capitato e gli spiegano il senso, e lui ascolta. Loro, raccontando tutta la storia, ammettono che avevano sperato che fosse lui a liberare Israele, ma purtroppo è morto e ormai sono 3 giorni. Questo è successo ed è tutto finito. Sembra proprio che non ci sia più speranza. Lo diciamo anche noi: finché c'è vita c'è speranza, ma ormai
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. È una specie di finzione pedagogica. Finge di dover andare oltre. Quindi li saluta e li congeda. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. È la sera del giorno di Pasqua, ma nel cuore di due uomini Cristo non è ancora risorto. È ancora il venerdì santo, ci sono ancora le tenebre della morte, nei loro occhi non c'è luce. Il loro cuore però ha cominciato a sciogliersi, hanno cominciato a sentire qualcosa di diverso. Sono idee, parole, concetti, spiegazioni bibliche, però quella tristezza che c'era prima dominante sta lasciando lo spazio ad altri sentimenti. Dispiace a loro che quel pellegrino li lasci. Insisto perché rimanga con loro. Lo vogliono ospitare. Vogliono offrirgli l'alloggio perché non ha casa, o vogliono godere loro della sua compagnia ancora per qualche tempo. Insisto, resta con noi. È una parola importante, è il desiderio dell'umanità angosciata che ha inconsciamente di trattenere il Cristo. Ormai si fa sera, stanno scendendo le tenebre, hanno paura della notte, con tutto quel che significa. Resta con noi. Ed egli entrò per rimanere con loro. Notiamo che l'Evangelista non dice dove entrò. Vediamo per scontato che sia entrare in casa. Caravaggio li ha fatti entrare in uno stelo, in una taverna come quelle di Roma che lui abitualmente frequentava. Ma l'Evangelista forse vuol dire di più e di meglio. Quell'entrò è assoluto, non è legato ad uno spazio fisico. Il risorto entrò dentro quei discepoli, entrò nella loro vita, entrò nel loro quotidiano, entrò nel cuore per rimanere con loro. Ed ecco lì entrato. Ed è il momento culminante, quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Quando lo vedono, non c'è più. Quando c'era, non lo riconoscevano. Quando si aprono gli occhi e riconoscono che lui è sparito. È sparito perché è entrato. I loro occhi si aprirono. È una frase importante. Ricordate, si dice anche di Adamo ed Eva nel racconto della creazione. Quando, dopo aver mangiato del frutto proibito, si aprirono i loro occhi e riconobbero di essere nudi. In quel caso l'apertura degli occhi è la conseguenza della colpa, della ribellione.
apre gli occhi sul limite umano, sulla propria condizione debole, limitata. Adesso, nell'evento di Pasqua, l'apertura degli occhi permette di vedere la presenza di Dio, la presenza del risorto nella vita di questi uomini. Caravaggio ha voluto fissare proprio il momento in cui si aprirono loro gli occhi e lo riconobbe. Gesù sta facendo il gesto della benedizione del pane. Al centro c'è lui. Ed è una figura non convenzionale. L'immagine di Gesù non è quella della tradizione. È molto giovane, è senza barba. Ecco perché non lo riconosco. O meglio, Caravaggio lo ha raffigurato diverso da come abitualmente si raffigura Gesù, proprio per mostrare la difficoltà a riconoscere. Il modello è quello del buon pastore, una immagine paleocristiana in cui si raffigura il Cristo molto giovane come pastore, come colui che è risorto all'eternità e quindi supera il tempo, ha vinto la vecchiaia. Il risorto è raffigurato in questa condizione serena ma composta. C'è una gioia profonda ma non esplicita. Non è lo sguardo di uno che sta ridendo. La gioia di Pasqua non è mai violenta, non è esagerata. C'è ancora il ricordo del dramma, ma c'è la serenità del dramma superato. Gesù sta facendo con la mano destra il segno della croce. Sta facendo il segno comune per dare la benedizione al Padre. E con l'altra mano compie il gesto della epiclesi. Chiedono che lo Spirito di Dio trasformi il pane nel corpo di Cristo. Anche il latte non è consueto, soprattutto il bianco non è tipico dell'abito di Gesù nelle raffigurazioni iconografiche. In genere il mantello è blu, proprio per sottolineare la divinità dell'evento celeste. Qui invece è dominante il bianco della vita, della luce, della risurrezione. La mensa a cui Gesù sta dando la benedizione è una mensa carica di oggetti buoni. Non c'è l'essenziale, c'è di più. C'è una caraffa che dovrebbe contenere il vino, ce n'è un'altra che contiene acqua, è trasparente, riflette la luce, e dietro si vede un bicchiere con vino bianco. È quello che abitualmente si adopera nella messa, per motivi pratici, perché il vino rosso sporca di più, lascia i segni sui tovaglioli e corrode l'oro del calice. Si è presa quindi l'abitudine di adoperare il vino bianco ed è un particolare che qui viene raffigurato. Il pane è vistosamente, non anzi molto,
significato che allude alla natura viva. Essendo una scena del giorno di Pasqua, siamo ai primi giorni di aprile. Il canestro non è adatto, c'è dell'uva, ci sono dei fichi, c'è una melagrana matura, sono frutti d'estate, d'autunno. Volendo giudicare realisticamente il quadro,
abbiamo delle informazioni preziose. Questo Cleofa era fratello di San Giuseppe, quindi zio di Gesù. È sepolto nella chiesa di Emmaus, la chiesa di Gerusalemme ne fa memoria come del parente di Gesù, uno che lo ha seguito come membro della famiglia e come discepolo, è anziano, è vestito da pellegrino, ha la mantellina di pelle e la vistosa conchiglia di Santiago. Decisamente anacronistico far mettere sul mantello di un personaggio evangelico un simbolo medievale di tutt'altro pellegrinaggio, ma a Carvalho piace vestire i personaggi con le caratteristiche dell'epoca. È vestito da pellegrino secondo le caratteristiche del 1600. È stanco, è affaticato, si vede dal volto, ha il naso paonazzo, i capelli in disordine e sta allargando le braccia. Si vedono di profilo, ma le ha proprio spese, le ha allargate totalmente. È un gesto istintivo di meraviglia. Provate a compierlo voi il gesto di allargare le braccia così e domandate: quando lo faccio un gesto del genere per allargare in tutta la loro possibilità le braccia? È il momento dello stupore, è il momento in cui si sono aperti gli occhi. Ripensate alla scena del martirio di Pietro con l'apostolo che viene innalzato sulla croce a testa in giù con le braccia allargate. Ripensate alla scena di fronte dove c'è Saulo caduto da cavallo con le braccia allargate. Ripensate a quella cappella Gerasi, la pala centrale di Annibale Carracci, con l'Assunta che ha le mani aperte. Sono gli stessi anni in cui Caravaggio rappresenta anche la cena di Emmaus. E questo personaggio evangelico allarga le proprie braccia nello stupore, in un atteggiamento di disponibilità. Gesù dirà a Pietro, dopo la risurrezione, quando eri giovane, andavi dove volevi, ma quando diventerai vecchio, allargherai le braccia e ti legheranno e ti porteranno dove tu non vuoi. In questo pellegrino che allarga le braccia c'è il simbolo della persona disponibile, è il cuore che si sta riscaldando e gli occhi si sono aperti. Il personaggio di sinistra è vestito di verde, con la nota cromatica della speranza, ma ha vistosamente un gomito strappato. La giacca ha un grosso strato. Quel gomito che buca la tela è un altro elemento caratteristico che piace particolarmente a Caravaggio. E la sedia su cui è seduto è una tipica sedia alla Savonarola. È la stessa sedia su cui è seduto Matteo nella scena della chiamata, o perlomeno quel personaggio
tavolo sta contando i soldi. Questo personaggio è più giovane, è l'altro, che non viene nominato nel Vangelo. Ha messo le mani sui braccioli della sedia e sta per alzarsi. È un altro gesto improvviso. Ha capito, ha scoperto che quelle strade è Gesù. E la meraviglia lo fa alzare. Caravaggio dipinge questo quadro subito dopo aver dipinto la chiamata di te, ed è sempre nello stesso ambito di pensiero, di ricerca. Sta entrando nelle scene evangeliche da ricercatore della verità. Quest'uomo non si vede in faccia, c'è solo un profilo che non permette di riconoscerlo. E forse l'intento che aveva lo stesso narratore, che ci ha presentato due discepoli ma ci ha detto il nome di uno solo. Perché non ci dice il nome dell'altro? Perché l'altro diventa il lettore stesso. È l'ascoltatore del Vangelo, è lo spettatore, è colui che guarda questo quadro, sei tu. Nella tradizione si è detto, e lo ha ripetuto anche il nostro Jacopo da Varazze, che l'altro era San Luca, l'evangelista, che ha raccontato la scena perché c'era di lui. Ma è una identificazione non certa e non esaustiva. Luca si mette idealmente nei panni di quell'altro, perché è il discepolo che è venuto dopo, ma come Luca siamo anche noi, siamo venuti dopo Gesù, non lo abbiamo incontrato. Eppure abbiamo la possibilità di incontrarlo nel nostro quotidiano. Partirono senza indugio e fecero ritorno
risolto rimette in moto il cammino. Quei due stanchi pellegrini si alzano senza cenare e tornano indietro. Avevano fatto una strada in discesa, adesso la rifanno in salita. Arrivano a Gerusalemme, dove trovano riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Trovano i discepoli in agitazione, perché quello che avevano detto le donne al mattino l'hanno potuto verificare. Anche Simon Pietro ha visto il risorto. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Particolare importantissimo. Spezzare il pane è il nome più antico della messa. Fractio panis la chiamavano. È il gesto compiuto da Gesù che ha aperto gli occhi. Quei due raccontano come l'hanno riconosciuto mentre spezzava il pane. E raccontano quello che è capitato lungo la via, nel loro cammino, nella loro esperienza. Comunicano ad altri l'entusiasmo della loro Pasqua. Probabilmente è lei la regista oppure
guida i passi del fuggiasco e lo mette sotto la protezione di importanti personaggi. In questo paese, nell'angolo romano, appena aver compiuto quel fatto di sangue, in un momento di grande travaglio spirituale, con il rimorso, la paura, la delusione, l'angoscia, rendendosi conto che a Roma non poteva tornare, senza una commissione particolare, dipinse quest'altra cena in Emmaus. Sono passati 5 anni, ma è cambiato il mondo per il personaggio Michelangelo Benisti. E non possiamo guardare il quadro semplicemente astraendolo dalla storia, perché in una raffigurazione c'è l'anima del pittore, c'è la sua storia, lo vediamo subito dai colori. Rispetto alla cena in Emmaus dipinta per i Mattei, questa è una tela scura, i colori sono tetri. È cambiato il mondo, dicevo, e nella scena Caravaggio capovolge tutto. I gesti sono capovolti, i personaggi sono disposti in modo differente. Quel che era a destra si è spostato a sinistra, la tavola si è svuotata. Come è finita a Brera questa palla? Caravaggio la affidò al banchiere genovese Ottavio Costa, evidentemente amico del marchese Colonna. Questo banchiere genovese ebbe l'incarico di vendere la tela a Roma, probabilmente l'acquistò dal pittore per pochi soldi e cercò di guadagnarci parecchio rivendendola. Fu acquistato da Costanzo Patrizi e rimase in possesso della famiglia Patrizi fino al 1939, quando la Pinacoteca di Brera lo acquistò direttamente dal marchese Patrizio Patrizi. Anche questo è un altro quadro non valorizzato e rimasto nell'ambiente privato finché una grande pinacoteca come Brera non si è mossa per poterlo rendere fruibile al grande pubblico, ma si muove nel 39 quando ormai, grazie a Roberto Longhi, si è riscoperto Caravaggio e lo si valorizza. La scena è tetra, il fondo è proprio buio. C'è un personaggio in più, questa volta sono 5. C'è un'anziana, è la moglie dell'oste, è un inserviente, è una figura brutta, regge un piatto con della carne, sembrano costine d'agnello, siamo più in clima pasquale, ma l'insieme è lugubre. L'oste sta guardando in modo duro, non si accorge di nulla, nemmeno lui, alla mano della cintura e guarda dall'alto in basso, con un atteggiamento di superiorità, quasi di disprezzo. Il Cristo, questa volta, non è giovane di verde, ma è secondo l'iconografia tradizionale.
estate 1606, appena scappato da Roma dopo quel fatto, a Caravaggio viene voglia di dipingere per sé una cena in Emmaus, riproponendo un modello realizzato pochi anni prima. Mi rispondo che lo fa per ricercare una risposta. Dipinge per cercare la verità. E cerca di mettere nella tela la sua anima e riflette questo quadro, la drammaticità della sua condizione. La mensa è decisamente più povera. È sparito il cesto, è sparita la selvaggina. Il vino, anche se non si vede bene, emerge da un bicchiere dietro la graffa ed è rosso. È rosso sangue. C'è solo pane in tavola e un po' di erbe amare. È più pasquale come scena. Ma non è determinata da una ricerca di verismo rappresentativo, quanto piuttosto evocazione di una condizione dolorosa. Il personaggio che poggia le mani per alzarsi, questa volta è quello di destra, ed è Cleofa, molto diverso dal suo omonimo nel quadro precedente. È una tensione più lenta, non c'è uno scatto. E così l'altro personaggio, quello senza nome, è lui che allarga le braccia. Compie il gesto che era attribuito all'altro personaggio, ma è un allargare le braccia in modo molto composto. Non sono allargate totalmente in forma di croce, sono appena allargate nell'atteggiamento orante. È una scena molto più raccolta, molto più tranquilla. È un riconoscimento più drammatico, più angosciato. È un riconoscimento difficile. È la ricerca che Caravaggio fa dell'Eterno nel suo quotidiano. Sta cercando di vedere il risorto nella sua brutta situazione. Quei due brutti cerchi rappresentano proprio il brutto della vita. Guardate le rughe della fronte, sono corrucciati, sono preoccupati, ma non vedono niente, non si accorgono di nulla. Soffermiamoci a contemplare quest'opera, lasciandoci aiutare dalle suggestioni delle note musicali. Il maestro Giovanni Russo ci offre l'esecuzione di un testo moderno, composto da un organista contemporaneo, Ennio Cominetti. È un testo scritto nel 2012 come trittico per temi gregoriani. È una rielaborazione con stile dissonante delle Regina Celi, Vittime Pascali e Ofidie e Figlie. Noi ascolteremo solo il passaggio delle Vittime Pascali e la sequenza di Pasqua. Alla vittima pasquale si innalzi oggi la lode. Ennio Cominetti ha scritto una rielaborazione di questo testo gregoriano, dolce e solenne, che celebra la vittoria di Cristo. Ma quelle dissonanze moderne ci possono aiutare a ripensare la drammaticità della esperienza di Caravaggio
linguaggio degli altri, del suo tempo, raggiunge Berlino. Ma a Berlino i conservatori del museo ritengono che questo dipinto non sia idoneo al museo. Per cui venne utilizzato come arredo nelle case dei re di Prussia e sappiamo che fu trasferito da un castello all'altro. Ebbe una vicenda drammatica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I russi lo portarono come bottino di guerra a Mosca e solo nel 1958 venne restituito. Finalmente, nel 1963, fu esposto alla Bilder Gallery del castello di Sanssouci, un castello fatto edificato da Federico II a metà del Settecento con questo nome francese, senza preoccupazione. È il castello dello Stato, del divertimento del re di Prussia. C'è arrivato per puro caso, per un interesse non motivato da una scelta specifica. Il quadro è molto bello, eppure ancora dentro il Cristo è decentrato, eppure non c'è quadro più cristocentrico di questo. Anche se è spostato su un lato, il Cristo è il centro della tesi e il centro del Cristo è proprio quel costato aperto. I discepoli sono tre, ma emerge uno solo, quello davanti. Gli altri due sono comparse, non sono caratterizzati in modo tale da poter essere riconosciuti. Ce ne sono 11 apostoli nel cenacolo, in quel momento in cui il Cristo si mostra, ma è Tommaso che viene invitato a mettere il dito. Giovanni, al capitolo 20, racconta questa scena molto importante. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, così traduce il nostro testo, ma mi sembra impreciso, perché Didimo è la traduzione greca dell'aramaico Tomà, e quindi non è una bella traduzione se mi conserva la parola greca, io non capisco cosa voglia dire. Allora è bene che traduca nella lingua in cui rendo il testo. Tomà in aramaico, come Didymos in greco, vuol dire gemello. L'Evangelista ci viene a farci sapere che il nome di Tommaso significa gemello. Dunque, Tommaso non era con loro, con gli altri 10, quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. E l'esperienza del giorno di Pasqua, non solo i due a Emmaus, ma anche 10 degli apostoli a Gerusalemme hanno incontrato il risorto e non possono tacere, lo dicono, lo raccontano. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno degli chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Tommaso vuole vedere,
fianco di Gesù, vuole toccare la verità. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Il Signore dà soddisfazione a Tommaso, ma non in privato, non quando è solo. 8 giorni dopo vuol dire la domenica seguente, la seconda domenica di Pasqua, quando Tommaso è insieme agli altri discepoli. Ancora può vedere il Signore risorto. È come dire che l'incontro avviene a messa, alla domenica, è l'incontro del risorto nel momento della comunità radunata. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Caravaggio ha rappresentato proprio fisicamente questo, e non potendo far parlare il quadro, fa parlare le mani, e Gesù sta parlando con la sua mano. La mano che ha il segno dei chiodi non è una piaga, è una ferita rimarginata, è una cicatrice, è il segno che ci sono stati i chiodi, ma ormai quel dramma è superato e vinto. La mano di Gesù prende la mano di Tommaso e la sta spingendo dentro. Quel dito entra proprio nel fianco di Cristo. C'è un'attenzione particolare a questa ferita aperta. Non è una piaga, è una ferita rimarginata, è un fianco rimasto aperto, è la porta d'ingresso per entrare nel corpo di Cristo. È una scena meravigliosa in cui con l'altra mano Gesù sposta quel drappo bianco che lo avvolge. Non è vestito, ha un lenzuolo soltanto che lo ricopre. E per poter lasciare l'accesso a Tommaso sposta il telo bianco e mostra il petto luminoso, bianco, quasi come il lenzuolo. Perché il discepolo possa vedere la ferita. È un elemento simbolico importantissimo, il costato aperto di Cristo. È il simbolo della origine dei sacramenti. L'acqua e il sangue sono scorgati quella ferita, è l'immagine del battesimo e dell'Eucaristia, è l'origine della Chiesa, è come la costola di Adamo da cui è stata tirata fuori Eva, così dal costato di Cristo è nata la Chiesa. E adesso la mano di Cristo mette la mano di Tommaso dentro quella sorgente. C'è veramente l'esperienza di chi tocca la verità, di chi tocca la parola di vita, di chi tocca l'Eterno. Eppure sono mani quotidiane, con delle dita che sembrano addirittura sporche. E la fronte di Tommaso è piena di rughe, è corrucciato,
meravigliato di quello che vede, è l'attimo prima di quando dirà mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. L'Evangelista Giovanni mette questo episodio proprio per sottolineare la dimensione del credente che attraverso la lettura del Vangelo ha la possibilità di toccare il verbo della vita, può sperimentare la rivelazione piena. Beati quelli che credono senza avere visto. Tommaso non è incredulo, fa la professione di fede più alta del Nuovo Testamento, chiama Gesù mio Signore e mio Dio. Signore è il titolo divino e Dio è il nome comune della divinità. Mio Signore e mio Dio. C'è una relazione con sé fortissima che egli ha sperimentato e ha vissuto. Caravaggio ha scelto di raffigurare quattro teste ravvicinate, sono il centro del quadro, ed è una disposizione strana, stanno guardando tutti la stessa cosa, quattro volti concentrati sulle mani di Gesù e di Tommaso. E notate come sono disposti, sembrano un quadrifoglio, sono una croce fatta di volti, sono la comunità cristiana, è la comunità apostolica dove il Cristo è uno di loro. Questa volta è raffigurato con la barba, ma molto giovane, ed è perfettamente inserito in questa unità di volti, di sguardi, di tensioni. È dominante sul lato destro la figura del Cristo, bianca, la pelle luminosa e il bianco del lenzuolo, mentre i discepoli sono colore tenebra, hanno il colore del rosso Adamo, e Tommaso ha il vestito strappato. Sono sempre particolari, quotidiani, banali, del nostro limite, della nostra imperfezione. Quella manica è scucita, si sta tenendo in fianco, sta barcollando. Sembra che Gesù gli faccia forza con la mano per spingerlo dentro, e lui si abbassa, si inchina, si sorregge mettendo l'altra mano sull'anca, e ancora una volta un gomito che spinge fuori dalla tela. È un atteggiamento quotidiano, una scena semplice dove non c'è fuoco, non c'è nessuna raffigurazione se non le persone. E il risorto ha la stessa densità palpabile degli altri umani. È proprio qui il grande messaggio che egli vuole comunicarci: la scoperta dell'Eterno, del risorto nella nostra realtà quotidiana. Contempliamo questo quadro ascoltando prima la musica della sequenza gregoriana Vittime Pascali Laudes e poi di Dietrich Buxtehude il preludio sul Vittime Pascali. Thank you.
Davide che regge la testa mozzata di Golia. Contiene un messaggio cifrato. Sulla spada sono incise delle lettere. H, As, staccata una O, una S. È un motto agostiniano. Sta per humilitas occidit superbia. L'umiltà uccide la superbia. E la spada di Davide è piccolo del giovane Davide che ha vinto Golia. La spada era di Golia. Davide aveva solo la fionda. Ma è proprio la superbia che ha fornito la spada all'umiltà di Davide. È un doppio ritratto, sapete? C'è il giovane Michelangelo Benisi, ragazzino partito da Milano con tante speranze. È il giovane pittore, molto simile al Marchino Malato, prima sua opera. È il Davide vincitore, intraprendente, con tante capacità. E c'è poi il Golia, che Michelangelo Benisi è diventato. Com'era e come è diventato. È ancora vivo con la testa mozzata. Sembra che stia urlando. Lo sguardo è perso. E quella testa che a Roma vogliono e lui gliela manda nel quadro. È un urlo di fede, un grido che ci aiuta a riconoscere l'Eterno nel quotidiano. Ha avuto una grande capacità di scoprire la presenza di Dio. È tutt'altro che un personaggio miscredente. Michelangelo Benisi da Caravaggio fu un uomo di fede, un peccatore, pieno di difetti, ma un uomo in ricerca che ha perdurato la sua fede con i suoi quadri, che ci aiutano a rileggere la